E via, ecco. Ho aspettato che finisse. Ho aspettato che finisse lo stato d'allarme. Ok. Via. Qui. Beh, qui in realtà ci sono un sacco di cose. Se avete amici o parenti che partecipano al programma okay. di collegamento, vi invito a essere forti e a voltare loro le spalle. È tutt'altro uno. Due. Ok. Qua. Andiamo. Via. Sulla lista, fammi dare un'occhiata. Ci siamo. Ho localizzato Gina, Ailey e Franklin. Ora caricherò le loro posizioni sul tuo cellulare. È strano, però non c'è alcuna traccia di Mickey. 105, 78 e 81. Beh, andiamo qua. Non lo so. Andiamo. Ma contro tutto quello che sappiamo dei nomi, entro 30 minuti, preparatevi per i cerchi di lavoro. Nel migliore dei casi. Se questa morte fosse dovuta a... non parlo nemmeno più, non so nemmeno coniugare due verbi, sto zitto e basta. Che cazzo. Poi i bug possono sempre capitare, per carità, però ripeto, tu ti aspetti che in... quanti anni fa? 2016? Aspetti che in 6 anni quasi qualcosa venga risolto, no? No. Aiuto. Ok. Opa. Stato di allerta, yuppi. Eccolo che faccio. Perfetto, l'ho manomesso e poi... arrivederci. Fotti. Così si fa, Brady. Questo porterà la... Al piano superiore della borsa c'è un deposito. Se, ho capito. Equipaggiamento sufficiente per armare una ventina di prigionieri, sempre che i nordi non l'abbiano ancora scoperto. Io ci provo a combattere, ma... Ok.
No, c'è per quest'arma. Allora. Salva Gina dalla cassa di isolamento B1, C5, D4. Perfetto. Se capissi cosa fare, se io potessi muovermi in questo gioco. Ora. Via. I detenuti sorpresi a vagabondare in gruppi di tre. Chi c'era qui? C5. Buongiorno. Libertà, sì. Non so chi sei, ma avrai avuto un buon motivo per liberarmi. Devo andare a prendere alcune cose da un mio vecchio amico. Ma passa pure a trovarmi alla borsa quando vuoi. Ok, una è andata. Andiamo qui adesso. Se non le dispiace, le taglio la gola. Ehi. Qual era? Questo è il B1, quindi tu. È bello essere fuori da quella cassa. Di solito i tipi pelle e ossa li ammazzo, ma dato che mi hai salvato la vita, farò un'eccezione. Ok. Sono pelle e ossa, non ne avevo idea. Pensavo di essere messo meglio fisicamente. Ok. Vaccio ad arrivare là. L'ho fatta. Scontate la vostra pena pacificamente e con rispetto. Un futuro radioso aspetta coloro che se lo guadagneranno. Ok. In questa zona si è verificato un grave incidente. Arrivederci. No, cazzo. Ok, infetta, infetta. È D4. Ok. Grazie per l'aiuto, soldato. È chiaro che non sei delle PC, quindi non sei un mio nemico. Ti guardo da qua perché ho paura che finisca. Se hai una mano per eliminare qualche Nork, conta su di me. E invece. Pare che la ganga sia al completo. Ben fatto, Brady. Vieni a trovarmi al mio rifugio. Ho delle buone notizie da comunicarti. C'è la vita, io sono riuscito a passare in questa maniera.
audio 24 ore al giorno, 7 giorni su 7. Allora. Cioè io posso correre in mezzo a loro, però se gli scorreggio davanti sono finito. Ma che cazzo, dov'è? Qui. Ho fame. Ho un bel po' di fame. Dice che sei a posto, quindi ti tratterò bene. Grazie per avermi tirato fuori di lì. Grazie. Quindi Brady, amico. Ottime cazzo di notizie, ascolta. Mickey è in una cella di massima sicurezza alla stazione di polizia. Lui ci serve, Brady. E qual è la buona notizia? Saprà portarci dritti dritti all'Indio. Bene, non sarà facile entrare nella stazione di polizia. L'EPC la sorveglia giorno e notte. Ma forse potremmo convincere i detenuti a fare il lavoro sporco al nostro posto e a spalancarci le porte dell'edificio. Mm-hmm. Mi devi dire altro? Mickey è rinchiuso nella stazione di polizia. Se vogliamo riuscire a entrare nel municipio, dobbiamo tirarlo fuori di lì. Io lo sapevo che andava così. Lo sapevo. Era ovvio. Era ovvio. Colpiscilo, beh. Succhia cazzo. Strappagli gli occhi. Allora. Allora, no, via. Andiamo, yuppie, yay. Ascoltiamo, a prendere direttamente. Posso dare i viaggi rapidi? Sì. Aspetta, io dove cazzo sono? Che sono qua. Andiamo. Tanto so che non si vedeva l'ora, no? Di... Allora, è tutto quello che sai fare. Vorrei complimentarmi con il mandato. La vostra pena pacificamente e con rispetto. Un futuro radioso aspetta coloro che sono in modo meticoloso ma creativo. Ok. Ancora. Hanno tutti la familiare tono da drone aggressivo. Ok, via. Esce dalle loro maschere. Viene tradotto automaticamente in tempo reale. Cazzo, sto morendo di fame. Che abbiano deciso di dare la stessa luce a ogni soldato. Serve a disumanizzarlo e a farceli considerare parte di una mente collettiva. Ok. Migliaia di soldati. Così. È uno perso. Pensate davvero che debbano tenere la... Mi è giunta voce che i Nork hanno preso alcuni dei nostri e li hanno giustiziati davanti a tutti. Cosa facciamo? Grazie, amico. Pura retorica. Il fulcro l'aria di essere un combattente. Non solo. Ora che abbiamo un segnale che copre l'intera zona riservata, potremo coordinare i nostri attacchi quando sarà giunto il momento. 27%. Va bene. Ora. La polizia... Ci siamo, Brady. I detenuti cominciano...
Hotel macchina, prova a rendersi conto di quello che stai facendo. Non si fidano ancora di te, ma almeno hai attirato la loro attenzione. La volontà dei criminali. È una per me va già bene. Ricordate. Non so bene come scende. Allora. Due la Madonna. È stata catturata. Torturata. Via. L'Hotel Marian era un rifugio della resistenza, ma poi l'EPC ha conquistato la zona. Magari là dentro c'è ancora qualche nostra attrezzatura. Vale la pena controllare. Andiamo. Mano missione. No? Ehi! Ho finito le cose. Ma sta cazzo vuol dire? Non so come entrare in te. Aspetta un attimo e poi di uscire. Ok. Allora. Non sai chi sono io. No, volevo entrare qui dentro. Volevo. Ottimo lavoro, Brady. Così non ho fatto la nulla. Gente ci seguirà. Torna al lavoro. A riposo. Vai. Nessun nemico in vista. Ok. Si ritorna a nascondersi. Ma mi mancava, Certo, sono solita in tu. Solo al 31. No. Vai un po' a fanculo, io comincio a sbloccare i pezzi così di questi, aiuto. No, è un veicolo. Con l'accusa di cospirazione a discrezione dei pacificatori. Nessun nemico in vista. Ok. Ma non puoi muoverti, Matteo. Ok.
Fermo. Ok. È andato. Via. Poi. Quello è andato. Poi. Tu. Arriviamo fino lì. No, non posso. Ah, mi serve un altro esplosivo, ma non ho batteria. Quindi mi dispiace. Andiamo a fare un'altra cosa, andiamo a casa di Mickey, andiamo. Ma sta qua parlando la signora alla radio, ma che cazzo? Questa città ha una ricchissima tradizione musicale. Dal folk, direi, al caldo e soul. L'EPC ci ha tolto molto, ma non ci toglieranno mai. Qui abbiamo... Ho un modo di salire. No, no, no. Via. Posso muovermi? Per cortesia, eh. Ok. Ok, arrivederci. Invece si è ripreso alla grande e ha iniziato a rispondere. Nel giro di poche settimane la cellula era tornata operativa e rimane tuttora una pietra angolare. Ho anche fatto questo. Imparano a forgiare un domani migliore. Va bene. Vorrei tanto poterci credere. Ma contro tutto quello che sappiamo dei nodi e il modo in cui si trattano. Io dovrei salire lassù. Stanno trasformando i nostri splendidi bambini in droni, facendo loro il lavaggio del cervello. Io dovrei salire sul tetto. Come? Non ne ho la più pallida idea. Si può fare, non so nemmeno questo. Il 15% dei detenuti chiusi in una cassa di isolamento soffre di traumi psichici a lungo termine, mentre il 5% non sopravvive all'esperienza. Fate in modo. Allora. Via. Poi. No, 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 no. Sì, ora che ho rotto i cazzo. Non so bene come salire lassù. Tra 10 minuti è previsto l'arrivo di 5 nuovi carichi di prigionieri al cancello 4. Ufficiali di collegamento, preparate le celle di ispezione. Non so bene... Davvero come salire lassù. Vediamo, che io ho fame da morire. Eh.
Ok. Buongiorno, ora. No, non era di qua che dovevo andare. Ovviamente farò solamente un video riguardo tutta questa magica cosa, perché se no vi si rompono troppo i coglioni. E sinceramente vorrei evitare. Adesso lo faccio da solo, insomma. Ma non so comunque come andare lì. Ok. Ottimo lavoro, Brady. Così la gente ci seguirà. Era silenzioso, andava tutto bene. Che ore sono? Ok. Il 15% dei detenuti rinchiusi in una cassa di isolamento soffre di traumi psichici a lungo termine, mentre il 5% non sopravvive all'esperienza. Fate in modo di non subire questa punizione. Io sto cercando di capire se posso salire in qualche modo lassù. Se c'è un effettivo modo per... Se mi ha visto. Ah, la telecamera stessa spara. Non me ne avevo accorto. Capita. Allora. Cadendo pure il controllo. Porta chiavi campana della libertà. Cominciate subito la lista di controllo degli attrezzi. Via. Amici, se siete prigionieri qua vuol dire che tutte cose questa cosa non vi dovrebbero teoricamente spaventare. Bel colpo, Brady. Così otterremo appoggio nel quartiere. Ok. Nope. Il ciclo di lavoro volge al termine. Troppo, troppo. Allora. Amici o parenti partecipano al programma di collegamento. Aspetta, forse ci sono. È tutt'altro che facile ed è molto sgradevole, ma dovete farvi valere. Così la gente vedrà cosa succede. Forse. O forse no. Allora. Le camere che seguono ogni loro movimento. Cercatori che li scansionano tutto il giorno e prepotenti perquisizioni dei nostri. L'ufficiale delle PC, dove si trova? Ok. Capisco dove sia quello delle pinze. Allora. Ce la faccio a prenderlo da qui.
Questo non è morto. È un dato in testa. Non sta saltando. Ascolta, uccidi. Non ne frega più un cazzo.